oggi, già mi conoscete, quindi non è bisogno che faccia la presentazione. Possiamo cominciare allora oggi una panoramica sull'argomento della storia delle apparizioni. Allora, mi è stato chiesto appunto dalla commissione che ha organizzato questo convegno, e ricordandosi una cosa fondamentale, padre Calabuig, grande personaggio, essere dell'italiano, qui molti di noi sono stati discepoli suoi, colui che appunto ha lavorato per la Magalis Cultus, ha aiutato molti documenti della Chiesa, ci diceva sempre che non è vero mariologo colui che crede di conoscere tutta la mariologia. Perché il principio primo della mariologia, quella mens mariologica, è imitare Maria. No, il Vaticano II ribadisce che il vero culto mariano è il culto di imitazione. Imitare Maria soprattutto nella sua dimensione di umiltà. È sapiente colui che sa di non sapere. Per cui vi dico, io in questi anni, dal 92 che mi occupo di mariologia, quando sono venuto a Roma, sempre più studio, e dato che il mio lavoro sono tutto il giorno, ogni giorno con la mariologia, scopro sempre più cose nuove. E di fronte al mistero di Maria mi trovo sempre una dimensione di scoperta, di contemplazione. Ma bisogna stare sempre nella dimensione dell'umiltà. E l'altra dimensione di Maria è ascolto. Sempre pronti e disponibili a imparare. Questo è importante, imparare e anche contestare. Perché Maria, prima di dire sì, perché molte volte noi esageriamo sul sì di Maria, ma dimenticando che tra l'apparizione dell'angelo e il sì c'è un dialogo. Come è possibile? Come l'ultima parola nel Vangelo di Luca di Maria, che cos'è? Perché ci hai fatto questo? Maria è la donna intelligente che accoglie questa dimensione. E allora io ho imparato proprio dai santi una preghiera da dire ogni giorno. Signore, concedimi di poter servire tua madre. Questa è la cosa più bella che il Signore può donarci, proprio per essere fedeli come Giovanni a cogliere Maria. E allora, storia delle apparizioni. Voi sapete che in questo poco tempo non posso fare una panoramica di 2000 anni di storia. Però, quando comincia la storia delle apparizioni? Punto di domanda. Comincia, come abbiamo sentito, con la fine della rivelazione, la morte dell'ultimo apostolo? O, soprattutto per noi mariologi, con la mentalità che ci viene dal Vaticano II, è proprio con tutto l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento, cioè tutta la Bibbia, è un libro di rivelazione, un Dio che continua a apparire per dialogare, per manifestarsi con l'uomo. Per cui per noi è importante il fondamento di tutto, che si trova nella scrittura e che si manifesta poi nella storia, e che ci dà la scrittura dei punti fondamentali per comprendere la verità della rivelazione dalle false rivelazioni. E quindi, nella scrittura noi abbiamo il principio primo della manifestazione, Dio che crea l'universo e poi crea l'uomo. L'uomo è creato da Dio? Sì, si dice creato, ma in realtà non è creato. Perché Dio, quando crea l'universo, parla, utilizza la parola, mentre per l'uomo che cosa fa? L'uomo non è creato dal nulla. L'uomo, Dio, prende che cosa? La terra, la polvere della terra, non le rocce, non la pietra, non il ferro, non l'oro per fare le statue, prende la parte più fragile della terra. Proprio per indicare fin dall'inizio che l'uomo è fragile, e quindi con la terra, in ebraico,
Adama plasma Adam, cioè l'umanità. E poi che cosa fa? Divide l'umanità in Ish, Isha, maschile e femminile. Anzi, se stiamo attenti, stavo controllando molto bene tutta l'interpretazione, con una parte, il sela ebraico, non è la costola, è anche la costola, ma indica il lato. Quindi con un lato dell'umanità, cosa fa Dio? Edifica una donna. E cosa fa poi? La porta all'uomo, la rivela all'uomo. Quindi la donna è una rivelazione di Dio all'uomo. È bellissimo nella Cappella Sistina, quello che noi vediamo come la creazione di Adamo. Guardate bene, perché sotto il braccio di Dio che cosa c'è? La donna. È il momento, qui siamo nella dimensione cabalista, illuminati dai nostri maestri, che forse arriveremo a dire, anche a Medeo de Silva, è la presentazione, la rivelazione. Nell'iconografia orientale abbiamo sempre questa presentazione della donna. Cosa farà Gesù dalla croce? Rivelerà il ruolo di Maria a tutti noi. Farà la stessa medesima cosa. Poi per noi, quindi, uomo e donna. Non è bene che l'uomo sia solo. Questo è il principio fondamentale per capire il ruolo della donna fianco dell'uomo. Maria non stava sotto la croce. Maria è il lato del crocifisso. Una madre che vede morire il figlio non sta come noi il Venerdì Santo lì annoiati nel vedere i riti sacri. Quindi capire la totale trasformazione in Gesù che può avere Maria, che è colei che ha tenuto 9 mesi quel bambino nel suo grembo e che può dire: tu sei carne della mia carne. Quindi la prima e più importante testimone di Gesù è proprio lei. Non è bene che l'uomo sia solo. E Gesù non muore in croce da solo. Gli apostoli, abbiamo sentito questi giorni, il Papa, i signori cardinali, qualcuno si arrabbia quando dico queste cose, dove erano quando Gesù muore in croce? Il collegio apostolico. Ci sono le donne, c'è Maria. Gesù non sta solo. Quindi ecco l'importanza del ruolo della donna e l'importanza del ruolo di Maria nella Chiesa. Essere presente. Maria è anzitutto una presenza. Ecco perché le apparizioni mariane. Ecco perché Maria continua a apparire, non appare Gesù sì poche volte, non appaiono tantissime volte i santi, ma è il ruolo di Maria, essere presente. E allora abbiamo che dopo il peccato, la manifestazione della donna, che partorirà il figlio che scaccerà la testa al serpente. Quindi questa immagine la ritroveremo poi nella donna di Apocalisse, vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, che diventa una manifestazione delle apparizioni che avremo in varie parti del mondo. Questa dimensione di luce, i colori, abbiamo Isabella di Vienna, questa Clarissa che scrive La vita di Cristo per Isabella la Cattolica, dove lei parla di Maria vestita, l'Immacolata Concezione, vestita di azzurro e bianco. E da quel momento tutti gli artisti di Spagna cominciano a fare le Madonne con questo colore. Quindi influisce in questa realtà. E anche nelle apparizioni Maria comincia a apparire con questi colori. Soprattutto a chi? A Santa Beatrice de Silva. Si manifesta con questi colori e dice che lei deve fondare un ordine religioso, e il secondo ordine, che ha una regola propria, che deve essere vestite le monache di bianco e azzurro, la famosa dama azzurra, madre Agreda, citeremo. Quindi abbiamo questa realtà della donna di Genesi 3 che diventa la speranza e la donna di Apocalisse. Ma un altro punto fondamentale per capire il concetto di apparizioni è: qual è stata la prima apparizione nella storia, sempre nella visione
cristiana, nell'interpretazione cristiana, l'abbiamo messa qui. Vi siete chiesti perché il roveto ardente con le apparizioni? La tradizione cristiana d'Oriente e di Occidente vede nella apparizione del roveto ardente, o meglio nel fenomeno del roveto ardente, la prefigurazione di Maria. In tante maniere, perché le interpretano in tante maniere. E è importante, perché il roveto ardente diventa il principio del popolo di Israele, della manifestazione di questo Dio che poi nell'Esodo, come si manifestava? Nella Shekinah, nella nube, che poi si abbassava sull'arca dell'alleanza, e che poi quest'arca dell'alleanza viene messa dove? Nel Santo dei Santi. Cosa dice il Corano? Che Maria è stata elevata al Tempio, nutrita dagli angeli nel Santo dei Santi. Voi sapete bene che è impossibile che una donna potesse entrare nel Santo dei Santi. Quindi è una visione della santità, ma anche della concezione giudeo-cristiana e di Luca stesso nella Visitazione, che fa capire che l'arca dell'alleanza sparita quasi 1000 anni prima di Cristo, e che era uno dei segni che gli ebrei aspettavano come venuta del Messia, Luca vuole farci capire che è Maria, la nuova arca, il roveto ardente. E allora, l'esperienza del sommo sacerdote che entrava nel Tempio e apriva il velo del Tempio, solo lui aveva questo privilegio, parlavamo dei privilegi, era quello di trovarsi davanti alla gloria di Dio, a questo Dio che stava seduto sopra l'arca dell'alleanza. Bene, con la venuta di Cristo, se Maria è la nuova arca dell'alleanza, chi comincerà a fare questa esperienza? Il sommo sacerdote o Elisabetta? Quando Maria va da Elisabetta, facendo il suo cammino di fede, ricordando la parola, anzi dicono gli esegeti, la parola di Dio era diventata la parola di Maria, Maria appare a Elisabetta, la saluta, Elisabetta, imitando Maria, ascolta la parola di Maria. All'udire le tue parole, il bambino ha danzato nel grembo come Davide danzava di fronte all'arca dell'alleanza, la tipica danza liturgica che si faceva di fronte all'arca. Ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, ecco la mediazione di Maria, la mediazione della Chiesa. Donare lo Spirito. Maria è la prima evangelizzatrice perché non va a portare sé, sono bella l'Immacolata Concezione, veneratemi. Va a portare, Maria in quel momento è la cristofora e la pneumatofora, piena di Cristo, piena di Spirito, porta la pienezza e dona la pienezza lato. Quindi lei diventa il modello dell'evangelizzazione, la madre feconda che dona a noi questa fecondità. Poi anche nella mia teologia pseudo-francescana io metto sempre in luce un fatto fondamentale: il padre incinto, colui che sta nel seno del padre, esce per entrare in Maria. Cosa diventa Maria incinta? Maria gravida diventa l'immagine visibile del padre gravido, invisibile. Questa è la Chiesa d'Oriente che mette in luce fortemente questa realtà. Per cui noi, guardando all'immagine di Maria col bambino e lo Spirito, possibilmente i padri dicono che il grembo di Dio è lo Spirito Santo, noi dovremmo avere la vera immagine di Dio, l'immagine della Trinità che si riflette in Maria e che poi ogni giorno viene sull'altare e che dall'altare entra dentro di noi quel bambino, quel Dio. E quindi anche noi partecipiamo della divina maternità diventando fecondi come la similitudine del Padre che ha detto a noi la benedizione di Dio è siate fecondi. Allora, questi sono i principi fondamentali e l'esperienza di Elisabetta è l'illuminazione, la luce. Allora, storia della Chiesa,
Noi, primi secoli, voi sapete bene che nei primi secoli con le persecuzioni abbiamo perso, non abbiamo tanto materiale, si sta riscoprendo nella nostra biblioteca di Alessandria di Egitto, dicono che ci sono ancora molti papiri da scoprire, da leggere, dove hanno scoperto anche il Subtu Presidium, quindi chissà quante altre cose ci sono. Per cui quando insegno storia della Mariologia, sto dicendo sempre, attenzione, non dite mai questo è stato il primo autore che ha detto, ma dite sempre con umiltà, sembra che questo sia stato il primo autore che ha detto. Infatti ancora qualcuno dice, San Francesco è il primo che utilizza il termine sposa dello Spirito Santo. Non è vero, abbiamo trovato testi liturgici spagnoli di almeno 100 anni prima. Quindi sempre possiamo scoprire cose nuove, quindi sempre diciamo, sembra che sia la prima persona. Quindi in questo periodo apostolico abbiamo gli apocrifi, nel primo periodo della Chiesa primitiva, che ci verranno, adesso dirò qualcosa, ma la tradizione ci dice che la prima apparizione mariana che conosciamo è avvenuta nell'anno 40, più o meno, all'apostolo Santiago Giacomo in Spagna a Saragossa, esattamente Giacomo il Maggiore, il 2 gennaio dell'anno 40 dell'era cristiana a Cesarea Augusta, cioè a Saragossa, mentre l'apostolo stava pregando vicino al fiume, sentì cantare l'Ave Maria dagli angeli e vide la Vergine sopra una colonna attorniata dagli angeli. Per cui a Saragossa, voi vi ricordate, almeno chi conosce, c'è il Pilar, la Virgen del Pilar, del pilastro, dove c'è la Vergine sopra. Però gli storici, come sempre, fanno un grande punto di domanda. 40, ma le prime prove dell'apparizione e del santuario, di quando sono? Sono molto più tardive, per cui qualcuno mette in dubbio questa realtà. La chiesa più antica in quel luogo è del IV secolo, quindi quando passano i 100 anni già cominciamo a avere, non ci sono più i testimoni veri. Poi quando lo passa 1000, perché poi quello che parlano di questa devozione sono del Medioevo. Vedremo adesso nel Medioevo cosa succede. In realtà la prima prova di un'apparizione mariana ce l'abbiamo nel 231, a San Gregorio il Taumaturgo. E quindi abbiamo una prova perché ci viene raccontato da Gregorio di Nissa, da San Gregorio di Nissa, lui scrive la vita di Gregorio il Taumaturgo, che nel 231 a Nixa, cioè la neocesarea del Ponto in Turchia, il taumaturgo, che era appena fatto vescovo, ebbe questa visione. Cosa dice il racconto? Mentre egli passava insonne la notte e pensava alla verità, perché egli non voleva prendere in mano l'episcopato se non avesse avuto un segno divino che potesse dargli la certezza di essere un vero testimone della verità. Allora, mentre passava la notte insonne a pregare e pensare sulla verità, gli apparve in visione un essere dalla figura umana e dall'aspetto senile, con un abito sacro e venerando, che dimostrava una grande virtù con la grazia del suo volto e il comportamento della sua persona. Egli allora, spaventato a quella vista, vedete il timore che si ha, la paura, scese dal letto e chiese chi fosse e per quale motivo fosse venuto. E avendo l'altro detto, tranquillo, pace a te, non avere paura, che sono poi delle realtà che troveremo in tutte le apparizioni. Già l'angelo cosa dice a Maria? Non temere Maria, così anche a Zaccaria, non temere Zaccaria, una realtà, non avere paura, non sono venuto. Sentirete oggi Guadalupe, è la stessa cosa. Juan Diego prende paura, perché poi quella era la montagna dove normalmente si manifestava la dea cattiva che ammazzava chi la vedeva, quindi anche lui ha un po' di paura e subito la voce della Vergine diventa dolce,
Juanito, Juanitino mio, e lo richiama a Ninito mio, a sentirsi tranquillo, non sono più per fatti del male. Quindi, e avendo l'altro tranquillizzato con voce pacata il suo animo agitato, e avendo risposto che gli era apparso per volontà divina, a causa delle controversie che si dibattevano nel suo ambiente, c'erano i problemi delle verità, no? Le prime eresie, affinché fosse svelata la verità della retta fede. Egli, a queste parole, riprese coraggio e guardava con gioia e stupore. Ma dopo, avendo l'altro proteso la mano in avanti, gli mostrò con il dito puntato ciò che appariva di fianco. L'aver fatto girare con la mano puntata i suoi occhi e l'aver visto di fronte un altro fantasma in abito femminile, molto più bello di quanto possa vedersi umanamente. Questo lo atterrì nuovamente. Chi era questo altro fantasma in abito femminile bellissimo? Era Maria. Non vi potuto lo leggerete voi. E chi era questo uomo che le parlava per insegnargli la verità e per incoraggiarlo nella verità e per difendere la verità? Era l'Apostolo Giovanni. Anzi, l'Apostolo dice che lui sta facendo la volontà della Madre di Dio, che è Maria, che vuole che si diffonda la vera fede e vuole che gli Apostoli siano coloro che continuano a diffondere la fede. Siamo in perfetta tradizione con l'ultima testimonianza della scrittura su Maria. Dov'è morta Maria? A Efeso? I biblisti e gli archeologi di Terra Santa non sono molto convinti di questo. Cioè, io amo rimanere nella fedeltà alla parola di Dio. L'ultima testimonianza della scrittura ci dice che Maria era al cenacolo. E quindi, dove è rimasta Maria? Con gli apostoli, con le persone che andavano al cenacolo in questa località per sentire la testimonianza di Maria. Infatti la tradizione antica dimostra sempre Maria maestra degli apostoli. Mentre gli apostoli hanno perso la fede e sono rimasti delusi perché il loro maestro è morto in croce, la tradizione vuole che Maria sia stata vicino al sepolcro in attesa della risurrezione. Anzi, la Chiesa d'Oriente dice tutto il mondo aveva perso la fede tranne lei. La fede di tutta la Chiesa si è concentrata in questa donna. Per cui noi a Gerusalemme che cosa abbiamo a fianco del cenacolo? La Basilica della Dormizione. Probabilmente, non abbiamo le prove, quindi usiamo con umiltà la parola probabilmente, Maria è sempre rimasta nel primo Vaticano della storia, cioè il Cenacolo, nella Chiesa e con la Chiesa. E quindi Maria che cosa lotta? Noi la chiamiamo colei che debella le eresie, il flagello degli eretici, viene utilizzato soprattutto poi nel 500 e nel 600. E allora abbiamo che la prima prova di una apparizione mariana è collegata alla verità della fede, a dare forza, a dare energia a questo vescovo che deve difendere la fede. Ricordatevi che questo è la medesima cosa che sentirete parlare oggi di Guadalupe, perché è la richiesta del vescovo di aiuto, che stava in una grande difficoltà con i conquistatori, che lo avevano addirittura accusato di non fare gli interessi del re di Spagna, e sentirete oggi. Si parla quindi di, nelle due traduzioni, che il taumaturgo ha avuto una visione, il testo siriaco invece dice di un sogno, il Dio che si manifesta attraverso visioni o attraverso sogni. Poi, nella seconda metà del 400 abbiamo lo storico Sosomeno, muore nel 450, che nella Storia Ecclesiastica racconta che a Costantinopoli, al suo tempo, erano diffuse le apparizioni della Vergine.
si stavano diffondendo, soprattutto nel cenacolo di preghiera e di formazione creato da San Gregorio Nazianzeno, quale racconta che per dare valore a questi incontri di preghiera e di catechesi c'era la Vergine che appariva per aiutarli in questo. In Costantinopoli, ricordiamoci che in questo tempo ci sono due santuari importanti: il santuario della Calcopratelliada, dove si custodiva la cintura della Vergine, e il santuario di Blachernae, famosissimo, a fianco del palazzo dell'imperatore, dove si conservava il mantello della Vergine. Una tradizione orientale fa vedere come Elia che sale al cielo e lascia il mantello a Eliseo, così Maria sale al cielo e lascia il mantello e la cintura a Giovanni. Queste reliquie dove erano prima? Erano a Nazareth, nella famosa casa di Maria, dove i giudeo-cristiani le conservavano gelosamente. La casa di Maria a Nazareth, chi poi vorrà venire con noi facciamo ogni anno questo studio pellegrinaggio in Terra Santa, dove andiamo a vedere tutte queste realtà perfettamente, anche per capire dove c'è un culto mariano sempre esistito, cioè a Nazareth e poi a Gerusalemme nella tomba di Maria. In questo luogo i giudeo-cristiani cominciano a venerare Maria, abbiamo le prove di questa venerazione. E poi, quando vengono cacciati i giudeo-cristiani, viene costruita la chiesa, la basilica bizantina della casa di Maria, dove viene ricordato che qui si facevano tanti miracoli, che la gente veniva, i pellegrini venivano alla chiesa di Nazareth per gli oggetti, le reliquie di Maria. Andavano a toccare le reliquie per essere sanati e guariti. Poi l'altro punto importante in Terra Santa è il santuario di Sant'Anna, diventerà poi il santuario di Sant'Anna, cioè la piscina probatica. Ricordate la piscina probatica con l'acqua che si muoveva, chi entrava dentro l'acqua veniva guarito. La piscina probatica, secondo la tradizione ebraica, è legata agli angeli guaritori. Secondo gli ebrei, vicino alle acque, alle fonti di acqua, ci sono gli angeli che intervengono per aiutarti a guarire. Ma in quella piscina poi c'erano anche i riti salomonici, cioè il famoso sigillo di Salomone. Salomone era considerato un grande mago. Anche i stessi romani andavano a usare i riti salomonici. E ricordatevi che gli attuali maghi utilizzano ancora questi riti salomonici. E questa piscina soprattutto andavano le donne che non avevano figli e facevano un rito salomonico per chiedere i figli. Chi, secondo la tradizione del Protovangelo, ha avuto e stata guarita dalla sua sterilità su questa piscina? Sant'Anna. Maria nasce grazie alla guarigione di Sant'Anna, secondo il Protovangelo di Giacomo, avvenuta dove? Nella piscina, a fianco della piscina, dove c'era la casa di Gioacchino ed Anna, che si può ancora andare a vedere. A fianco della piscina c'era il terreno e la casa di Gioacchino ed Anna. Ma è interessante che il Protovangelo mette in luce che nata la bambina nella casa, dove adesso c'è la basilica sopra e si può scendere a vedere il luogo, messo il nome di Maria, Anna si purificò insieme a lei e purificò la cameretta in cui la mise, trasformandola in una Domus Ecclesia, una kasher ad opera, un termine che non mi ricordo, che vuol dire un luogo sacro secondo i giudeo-cristiani, cioè il primo santuario mariano della storia, il luogo, il lettino, dove, la cameretta dove viene messa Maria.
Poi abbiamo l'altro luogo importante in Gerusalemme, che è il santuario del Catisma, che nessuno di solito va a vedere, solo noi, perché è stato distrutto, è la pietra dove Maria ha riposato. È un luogo importante per i cristiani e per i musulmani. È stato scoperto che lì cristiani e musulmani pregavano insieme col famoso dattero. E lì abbiamo varie manifestazioni e varie guarigioni. Qualcuno dice che quella è la prima chiesa mariana nella storia. Poi non abbiamo molti. Ah, scusate, abbiamo dei cataloghi di apparizioni, dei libri che raccolgono le apparizioni, ma andate su internet e troverete tantissimi cataloghi. Però bisogna fare un po' di purificazione, perché i cataloghi sono lunghissimi, cioè loro vi dicono dove si dice che c'è stata un'apparizione, ma della maggioranza delle apparizioni del primo millennio non abbiamo prove. Questo è il problema. Abbiamo tradizioni tardive, molto tardive. Anche la casa di Efeso è una tradizione troppo tardiva per essere creduta. Questo è uno dei problemi. Quindi abbiamo anche che nel 352 a Roma, qui vicino, si parla dell'apparizione del miracolo della neve, che sta all'origine del santuario di Santa Maria Maggiore. Tra il 4 e 5 agosto del 352 e per altri autori del 363, la Vergine sarebbe apparsa a un patrizio romano e a sua moglie sul luogo, indicandogli il luogo dove Maria chiedeva una chiesa. Il patrizio va dal Papa, Papa Liberio, e gli dice questo, e il Papa gli dice che anche lui aveva avuto la stessa visione. E quindi, e poi ci sono altre tradizioni che dicono che invece è stato un cervo che con le corna ha tracciato il terreno. E no, l'archeologia ci dice che al tempo di Papa Liberio non è stato mai costruito niente su quel colle. Lui ha costruito la basilica del trionfo della fede, ma non sulla basilica di Santa Maria Maggiore. La basilica di Santa Maria Maggiore risulta di un secolo dopo. Quindi non abbiamo più la storia. Cioè, l'origine è un'origine che vuole dare questa data, ma in realtà fu costruita da Papa Sisto III, quindi nel 432-440. E il primo documento pontificio che parla del miracolo è del 1187. Quindi capite che dal IV secolo al 1187 abbiamo un vuoto, per cui dal punto di vista storico si fa fatica a credere. Poi, vi dico, non possiamo fare nessun dogma su queste cose, è vero o non è vero, purtroppo dal punto di vista scientifico ci sono dei dubbi. Abbiamo invece l'apparizione a San Martino di Tours nel 371, che viene narrata da Sulpicio Severo. Quindi, quelle narrate dagli autori del tempo sono da credere. Abbiamo l'apparizione narrata nell'omelia del pseudo Teofilo di Alessandria, avvenuta secondo lui nel 412, che parla di un'apparizione di questa chiesa in Egitto costruita sopra un luogo dove sarebbe stata la Sacra Famiglia. E racconta, lui fa questa grandissima omelia dove racconta tutta la realtà della visione, che anche lui stesso ha avuto una visione, che gli apostoli stessi hanno avuto una visione che gli dice di fare e di costruire questa chiesa. Quindi la Vergine sarebbe apparsa agli apostoli e li avrebbe fatti venire da tutte le parti proprio per fondare questa chiesa. Ed è bello perché la Vergine parla, mi apparve, dice, un trono di luce potente. Le apparizioni della Vergine sono sempre legate alla luce, non alla tenebra, non all'orrore, ma alla visione luminosa. Una donna vestita di luce, una donna che trasmette, anzi, la sua faccia luminosa io non riuscivo a vederla, doveva coprirsi gli occhi
perché era troppo forte e rivestita di una luce magnifica e sempre attorniata dai cori degli angeli. La Vergine dice, e con San Michele Arcangelo, perché è molto interessante che appare molto spesso San Michele Arcangelo con Maria, come vedremo nell'apparizione del 1900 in Cina. Il 900 inizia con le apparizioni in Cina, quella che adesso è Nostra Signora di Cina, la prima apparizione è di San Michele Arcangelo, poi della Vergine, secondo quello che, perché è un'apparizione riconosciuta dall'Episcopato cinese. E dice, sorgi e non temere, o Teofilo, nostro servo e militante. Lui stava difendendo la Chiesa, quindi vedete, Maria appare sempre nei momenti difficili, appare come presenza, come colei che aiuta e che dà forza alla persona per continuare il suo cammino. Quindi, apparizione della Vergine, che può essere un'apparizione fisica, un'apparizione reale, ma può essere anche una intuizione, ricordiamocelo. Noi stiamo solo parlando di apparizioni, ma le apparizioni sono una forma di rivelazione. In realtà è più giusto parlare di rivelazioni dove Dio si rivela a noi in molti modi, in molte maniere, tra cui anche nelle apparizioni. E dice la Vergine, mi sono rivelata a te per volontà del mio figlio. E ti farò vedere quello che mi accadde. E gli racconta tutta la sua storia. È il primo autore, troveremo poi la Madre Agreda, troveremo vari autori anche ultimamente, in cui la Vergine appare e racconta la sua vita. Questi che scrivono le vite della Vergine, Maria Valtorta, eccetera, o di Cristo della Vergine, hanno come primo modello Teofilo di Alessandria. E dice, tu devi scrivere tutto, è un imperativo, tu devi comunicare tutto agli altri, quello che io ti dico, per testimoniare la verità. Quindi l'illuminazione, si parlava di esperienza, no? L'apparizione è un'esperienza che vuole portarti a conoscere il mistero. Abbiamo poi la prima e vera chiesa mariana, il primo vero santuario costruito nella storia e dell'apparizione, vi dico, del pseudo Basilio di Cesarea, perché poi si è scoperto che non sono di lui, ma sono di autori successivi. In Oriente vi sono varie tradizioni sulle edificazioni del primo santuario mariano. Cominciano le lotte tra popoli e città, ricordatevi che due città antagoniste che si rubavano le cose, soprattutto mariane e le reliquie, chi furono? Costantinopoli e Venezia. Io che sono veneto posso dire che i più grandi ladri della storia sono stati i veneziani, che hanno rubato anche mezzo corpo di San Nicola di Bari che sta a Venezia. E hanno fatto la famosa, infatti, le due reliquie del mantello e della cintura della Vergine sono sparite da Costantinopoli con la crociata che hanno fatto i veneziani su Costantinopoli, quindi non sappiamo esattamente dove sono finite. E allora, anche questi cominciano, le chiese orientali, a dire no, noi siamo i primi, no, noi siamo i primi, no, la Vergine è stata qui, no, gli apostoli sono stati qui, perché tutti volevano avere la primazia. E allora abbiamo varie chiese, varie parti in Asia, che dicono che lì è stata fatta la prima chiesa e dagli apostoli, tutti hanno, che gli apostoli hanno fatto questa chiesa. E abbiamo appunto le lettere. Basilio dice, mentre dormivo, ebbi una visione. Mi apparve una donna, splendente come il sole. Le sue vesti brillavano di luce. Due giovani vergini l'accompagnavano, estremamente belle. Ella mi disse in visione, Basilio, tu non sai chi sono io? Le rispose, posso sapere da dove vieni, o mia sovrana, con tutta questa gloria che ti circonda? Ella mi disse, sono Maria, la Vergine, colei alla quale tu hai costruito questo grande santuario e per la quale ti sei addossato questa grande fatica.
le due giovani vergini che mi accompagnano sono Irene e Sofia, le quali fin dalla loro infanzia si sono fatte emule della mia verginità. Ricordatevi che nasce il monachesimo in Oriente, in Egitto, e come modello, fin dal principio, anzi c'è San Basilio che dice che Paolo, quando Paolo parla della verginità, anche della sua stessa verginità, Paolo aveva in mente come modello, come tipo, la verginità di Maria. Maria come vergine consacrata o come vergine chiesa? Questo è il grande punto di domanda. Anche perché, per esempio, Francesco d'Assisi, tutta la sua idea di Maria non è di una suora, non è di una suora, cioè di una donna consacrata come le suore, ma è l'idea della Chiesa, dedicata, consacrata. La Chiesa, per cui Giovanni Paolo II ricorda che Maria non è il modello solo di noi religiosi, Maria è il modello di tutte le vocazioni, perché Maria in sé incarna tutte le vocazioni. È stata madre, è stata sposa, è stata vedova, eccetera, eccetera. Quindi in lei ognuno di noi può trovare un aiuto per la sua dimensione. Mentre San Francesco no, non è mai stato sposato, non è mai stato vedovo. Quindi gli manca una parte, non può essere il modello per tutti. Mentre appunto la differenza che fa Maria al di sopra di tutti i santi è che Maria non è un modello come gli altri santi. Maria è il modello. Per questo non dobbiamo ridurre la Mariologia a una cosa secondaria o alla devozione, perché la Mariologia non è una devozione, ma non è una devozione, fa parte della verità di fede, fa parte della dogmatica. Un cattolico che non crede nell'Immacolata Concezione non è più cattolico. Questo è il punto fondamentale. Per cui Maria non è, non possiamo ridurla a una devozione cieca, sì, dico rosario, no, sono devoto, non sono devoto, posso amarla di più, posso non amarla, ma ricordiamoci che Gesù dalla croce ce l'ha rivelata come madre. Per cui se noi accettiamo il regalo, bene, se non lo accettiamo, facciamo la pausa.